Novembre è stato uno dei mesi migliori, non dico dell'anno 2023, ma della storia dei mercati finanziari. In questo video vedremo cosa può succedere a dicembre di quest'anno, quindi vedremo come si concluderà l'anno e soprattutto vedremo anche qualche applicazione pratica per il 2024. Quindi mi raccomando, state collegati fino alla fine. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se volete rimanere sempre aggiornati con questi contenuti e ora andiamo a vedere perché della mia definizione proprio all'inizio del video. Quindi perché questo è stato uno dei migliori mesi nella storia dei mercati finanziari. Partirei dal settore azionario, dai mercati azionari, che hanno fatto registrare il 18° mese migliore dal 1950 ad oggi. Ebbene sì, solo in 18 casi, quindi solo altri 18 mesi dal 1950 ad oggi, sono stati migliori rispetto all'8,9% di performance dell'S&P 500 appunto nel mese di novembre 2023. Questo chiaramente ci fa capire quanto è stato positivo il mese di novembre 2023 per i mercati azionari. Ma non finisce qui, perché novembre 2023 è stato anche il miglior mese obbligazionario dal 1985. Quindi se da una parte abbiamo la parte azionaria che ha fatto la parte del leone, anche le obbligazioni non sono state a guardare, facendo registrare anche loro una performance molto importante nel mese di novembre. E se andiamo a prendere il 4,5% di rendimento di performance mensile del US Aggregate Bond, che è un indice obbligazionario americano, bene, dal 1976, anno in cui è stato istituito, anno in cui è nato questo indice, solo 8 volte questo indice ha fatto mesi migliori rispetto a quello che abbiamo appena passato. E se abbiamo visto l'azionario e abbiamo visto l'obbligazionario, non finisce qui. Nel mese di novembre praticamente tutte le asset class, quindi i principali mercati di riferimento, hanno fatto registrare una performance positiva. L'unica asset class che ha fatto fatica è stato proprio il petrolio. Positive praticamente tutte le altre macro asset class, quindi parliamo di azionario, obbligazionario, l'abbiamo già visto, ma ci mettiamo dentro anche l'oro, non ha fatto un mese strepitoso, ma comunque un buon 2,5%, seguito anche dall'argento che ha fatto una performance molto importante, quasi a doppia cifra, anzi a doppia cifra visto che ha registrato il 10,3%, e anche Bitcoin con un mese molto interessante. Bitcoin tra l'altro che prosegue la sua corsa facendo registrare un rendimento a tre cifre nel 2023, quindi grande rimbalzo per il 2023 per il Bitcoin. Con questo, quando parlo di Bitcoin, sempre piccolo disclaimer, mi raccomando, investite con prudenza, quindi investite le giuste percentuali, perché va bene col senno del poi, è sempre facile, ma nessuno poteva sapere al 100% di questa risalita, eccetera eccetera eccetera. Quindi classici disclaimer di investite sempre con le giuste porzioni di portafoglio. Ma oggi cerchiamo di andare oltre e quindi cercare di capire, dopo un mese come questo, capire cosa può succedere a dicembre e soprattutto iniziamo a parlare del 2024. Tra l'altro la prossima puntata, quindi il prossimo mese a inizio di gennaio, vorrei proprio fare come investire a gennaio, va bene, ma più che altro nel 2024, e già voglio darvi qualche assaggino in questo video. Perché abbiamo avuto delle performance così positive, così interessanti nel mese appena passato? Perché in realtà ci sono stati alcuni dati e alcuni fenomeni, alcune caratteristiche macroeconomiche che hanno portato gli analisti a dire attenzione, perché inflazione che scende, crescita economica comunque oggi solida, ma si prevede un forte rallentamento nei primi due trimestri dell'anno che viene, quindi nel 2024, e quindi un rallentamento, attenzione, vuol dire che probabilmente ci può essere, se recessione sarà, una soft recession, cioè vuol dire una recessione leggera, piccolina, quindi un piccolo rallentamento economico che poi porterà comunque a chiudere l'anno in territorio positivo parlando di crescita economica. Questo chiaramente fa festeggiare da una parte le borse, perché dicono vabbè, un rallentamento economico, dovevamo avere la recessione nel 2023 e si è continuata a rinviare e adesso si parla di una piccolissima recessione inizio 2024 che ci porterà comunque a un anno positivo. Quindi l'azionario tutto sommato dice vabbò, e dall'altro lato anzi festeggia perché dice questa recessione con un'inflazione bassa potrebbe far già diminuire i tassi, gli analisti dicono, a marzo 2024, e vediamo quali stime. Quindi un 65% degli analisti
stanno prevedendo ad oggi già un primo taglio dei tassi a marzo 2024. Chiaramente, se il mercato azionario festeggia per questi motivi, non può non festeggiare il mercato obbligazionario, che appunto dopo un 2023 nella quale appunto le banche centrali innanzitutto hanno continuato ad alzare i tassi oltre le previsioni e ultimamente stanno dicendo staremo alti a lungo termine. Bene, attenzione, perché se quest'anno sono stati più restrittivi di quanto ci si aspettava, può essere che l'anno prossimo siano più accomodanti rispetto a quello che ci si aspetta. Questo è quello che gli analisti iniziano a pensare, quindi con attenzione, perché se tutto combacia, quindi sembra che tutte le indicazioni portino a non capire il perché le banche centrali non possano abbassare i tassi già a marzo 2024 e quindi a una politica più accomodante del previsto. Questo ha fatto rimbalzare le obbligazioni e se così rimarranno le cose probabilmente vedremo un mercato obbligazionario molto brillante, poi molto dipende dai punti di vista, brillante a dicembre di quest'anno, ma soprattutto nel 2024. Quindi questa è un po' la situazione in cui ci si trova, quindi un dicembre che secondo me può continuare su questa positività, ma sarà un mese transitorio che ci riporterà poi nel 2024. Bene, io sul 2024, quindi con un orizzonte temporale un pochettino più lungo, cerco di dare i miei punti di vista, le mie osservazioni. Anzi, fatemi sapere poi nei commenti se siete d'accordo con queste osservazioni che vi sto per dire oppure no, e sarò estremamente curioso di sapere anche le vostre view per l'anno che sta per arrivare. Attenzione, chiaramente, altro piccolo disclaimer, quando si parla di previsioni dei mercati, se mi conoscete un pochino sapete che difficilmente le faccio e se le faccio è per sbagliarle. Quindi non sono previsioni quelle che voglio fare adesso, ma ripeto, è proprio un punto di vista concettuale su quello che sta succedendo sui mercati. Vorrei parlare ancora di azioni e obbligazioni. Perché? Perché le azioni stanno arrivando praticamente ai massimi storici, quindi molti indici, soprattutto quelli più importanti, tra virgolette, fatemi passare questo termine, stanno arrivando ormai delle quotazioni vicine o superiori ai massimi storici. E attenzione, perché? Perché d'altro canto noi stiamo avendo i consumatori che iniziano a raschiare il fondo del barile. Quindi è chiaramente per questo che i mercati si aspettano una recessione soft, proprio per una crisi, diciamo, per un chiamiamolo rallentamento dei consumi che porterà alla recessione. Bene, il mercato azionario oggi potrebbe, ringalluzzito da in realtà un 2023 che non ha verificato quello che gli analisti si aspettavano, quindi ci ricordiamo, no? 2023 arriverà la recessione, forte recessione per il rialzo dei tassi, eccetera, tutta sta roba non è avvenuta. E quindi ho paura che l'azionario arrivi, tra virgolette, forte, cioè dicendo tanto lo dicevano anche dell'anno scorso, non è successo, vuoi vedere che non succederà nemmeno quest'anno? E quindi arriva forse un po' troppo sicuro di sé. Questo vuol dire che potrebbe arrivare a un 2024 che può risultare comunque difficile dal lato consumi a causa di questi rialzi dei tassi di cui parliamo da mesi. Quindi i consumi secondo me stanno finendo, ecco, quindi fino ad oggi c'era un surplus che si era accumulato negli ultimi anni che ci ha portato a vivere un 2023 più positivo di quanto ci si aspettava, ma questi risparmi, tanti dati ci dicono che sono ormai finiti. E quindi occhio, perché vedo un azionario spavaldo, sopravvalutato di quello che può effettivamente succedere. Quindi chiaramente l'azionario come si muove? Se invece del rallentamento, questo rallentamento non ci sarà, vedremo un altro anno estremamente positivo per l'azionario. D'altro canto però, se invece di un piccolo rallentamento ci sarà una buona, in realtà brutta, recessione, l'azionario potrebbe pagare dazio, potrebbe pagare veramente dazio. Quindi che dire, è chiaro che l'azionario è sempre il motore del rendimento e non lo vedo per forza così male, anzi io vedo sempre quello che gli analisti vedono, attenzione, gli analisti comunque ci stanno dicendo che potrebbe essere un anno positivo il 2024 per l'azionario per questo piccolo rallentamento economico che farà poi di nuovo sfocerà in una positività. Bene, io dico attenzione, perché se l'inizio del 2024 sarà relativamente peggiore di quanto previsto, potrebbe esserci un bel ritracciamento nei mercati azionari. Dall'altro canto, invece, sui mercati obbligazionari vedo esattamente l'opposto. Nel 2023 ci si aspettava
un punto di flesso già all'inizio del 2023 per quasi già forse un piccolo taglio dei tassi alla fine del 2023. Tutto questo non si è verificato, questo ha fatto soffrire i mercati obbligazionari tra virgolette più del dovuto, quindi sono arrivati a questo fine 2023 quasi sottovalutati, proprio perché gli analisti li hanno sbagliate tutte una dopo l'altra. Ecco che invece questo 2024 potrebbe, e dico potrebbe, essere invece molto più positivo rispetto alle attese per quanto riguarda la parte obbligazionaria, che tanto è sottovalutata. Quindi se effettivamente dovesse arrivare un taglio dei tassi già nel primo trimestre 2024 e magari due o tre tagli nel corso dell'anno, potremmo vedere un obbligazionario veramente brillante. E dal mio punto di vista è attenzione, perché questo è lo scenario se anche l'azionario andrà bene. Ma se l'azionario dovesse andare peggio del previsto, questo potrebbe causare un allentamento dei tassi di interesse. Quindi, a causa di una crisi dei consumi, è chiaro che le banche centrali potrebbero tagliare ancora più velocemente i tassi, e questo genererebbe un 2024 esplosivo per il mercato obbligazionario. Quindi questo è un po' il mio punto di vista, dove vedo l'azionario arrivare un po' troppo veloce, ecco, un po' troppo spinta, e un obbligazionario che invece sta arrivando 4-4 per un 2024 che potrebbe essere invece esattamente l'opposto. Questo è un po' il mio punto di vista, staremo a vedere. Chiaramente io vi accompagnerò mensilmente con queste analisi dei mercati, che spero vi piacciono tanto. E mi raccomando, rimango sempre dell'idea che più che della giusta vision sia estremamente importante una giusta pianificazione finanziaria e l'utilizzo di strumenti efficienti. E se volete prepararvi al meglio a questo 2024 che sta per arrivare, anche nel mese di dicembre vi diamo la possibilità di ricevere un'analisi gratuita del vostro portafoglio di investimenti. Quindi mi raccomando, fatevi questo regalo di Natale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo nel 2024 con il consueto video di come investire a gennaio 2024. Io vi ringrazio e vi auguro una buona fine dell'anno. Ciao!